sono la dottoressa Antonella Caivano e faccio parte del gruppo di oncoematologia, i cui componenti sono la dottoressa Luciana De Luca, Ilaria Lorenzana, Stefania Trino e Daniela Lamorte. L'obiettivo del laboratorio di ricerca è quello di identificare dei nuovi biomarcatori tumorali circolanti che siano, la cui analisi sia meno invasiva possibile per il paziente e che permettano di fare diagnosi del tumore. Attualmente la diagnosi dei tumori solidi e dei tumori oncoematologici viene effettuato tramite una biopsia tumorale o tramite un aspirato o biopsia midollare. Queste tecniche sono invasive per il paziente e alcuni tumori non sono neanche raggiungibili, di facile raggiungimento. A questo si aggiunge il fatto che il tumore presenta una eterogenicità molecolare spaziale, cioè significa che ha delle caratteristiche che differiscono a seconda della sede da cui viene preso per poi essere analizzato, e da qui nasce la necessità quindi di identificare dei nuovi biomarcatori circolanti che siano in grado di rappresentare, di mettere insieme tutte le caratteristiche del tumore in modo tale che la loro analisi ne permetta di fare la diagnosi, la prognosi del tumore e anche di prevedere una risposta alla terapia. Il gruppo di ricerca di oncoematologia si occupa di un particolare tipo di biomarcatori circolanti che sono le vescicole extracellulari. Le vescicole extracellulari sono delle piccole particelle tondeggianti della dimensione di nanometri che vengono rilasciate dalle cellule, sia normali che tumorali. In particolar modo il tumore se ne serve per comunicare col microambiente nel quale cresce e per dire al microambiente di supportarlo nella crescita e nella proliferazione. E le mette in circolo perché deve creare dei siti idonei per poter metastatizzare. Ed ecco che noi, poiché le mette in circolo, è possibile trovarle nel sangue dei pazienti con neoplasie. In particolar modo il gruppo di ricerca di oncoematologia ha un'esperienza decennale in questo campo delle vescicole extracellulari e ha messo a punto un sistema per isolarle dal siero dei pazienti con neoplasie ematologiche e di caratterizzarle per quanto riguarda delle proteine di superficie e per quanto riguarda il loro contenuto in acidi nucleici. In particolar modo noi abbiamo dimostrato che nei pazienti con neoplasie ematologiche, quali il mieloma multiplo oppure delle leucemie croniche ed acute, le vescicole extracellulari sono presenti in una quantità maggiore rispetto ad un soggetto sano. Non solo, sono presenti delle vescicole che sono proprio caratteristiche del tumore, quindi presentano delle molecole che fanno sì che noi le identifichiamo come derivanti dalla cellula madre tumorale. E la cosa importante è che permettono di effettuare una distinzione tra sano e malato. Ancor più importante, il numero, la qualità e la quantità delle vescicole extracellulari correla positivamente con alcuni parametri clinici che vengono utilizzati nella pratica clinica per fare diagnosi di neoplasie, nel caso del tumore o delle leucemie. Il gruppo di ricerca ha delle competenze in biologia cellulare, in biologia, in proteomica e in genomica, e qui all'IRCSCROB abbiamo tutte le metodiche e le facilities per effettuare questo tipo di ricerca. Abbiamo anche delle collaborazioni nazionali che sono con il CNR di Napoli, di Roma e il CNR di Bari, i quali ci analizzano con delle microscopie molto performanti le vescicole extracellulari. È molto importante, i dati che abbiamo ottenuto li abbiamo ottenuti su un certo numero di pazienti. Per dare robustezza al dato che noi abbiamo ottenuto è necessario fare le stesse analisi su un gran numero di pazienti, per cui è molto importante essere in rete con gli altri istituti oncologici, con gli altri ospedali locali e con gli altri enti di ricerca.